le anime di Lucio Battisti, perché Lucio Battisti veramente, avete sentito il critico musicale a Milano La Posta, poliedrico, incredibile, ermetico per certi aspetti. E quelle anime che noi vivevamo più da vicino quando andavamo sulla spiaggia vicino al falò con la chitarra, quelle le vogliamo rivivere, ma certamente sì. E allora Lauro Attardi e Gabriele Iaconis sono veramente quelli che stasera ci faranno sognare con i successi più famosi di Lucio Battisti. Eccoli lì, stanno insieme dal 1970, no, 73, dico bene? Quindi veramente sono giovanissimi. Bravi! Mentre loro preparano gli strumenti e li accordano, io voglio ricordare tutti gli amici che in questa circostanza, per questo evento che non dura una serata come per voi, ma per noi dura veramente tutto un anno, quindi collaborano e lavorano con noi, tutto lo staff dell'Associazione Culturale Eta Beta, quello stretto che è sempre presente e lavora con noi: Maurizio Pollio, Sasà Donnarumma, Francesco Nica, Agnese Nica, Lina Versa, Francesca Esposito, sono stati tutta la notte fino all'alba a lavorare per noi, e quindi grazie veramente di cuore. Io posso lasciare il palco? Grazie. Ho riempito il vuoto. Lauro Attardi e Gabriele Iaconis. Buonasera, ciao. Vabbè, due parole le diciamo dopo, adesso mi piace questo silenzio e mi piace questa canzone. Fosse vero, Michele, una specie di falò proiettato sullo schermo. È questa l'idea che vorremmo noi dare di Lucio Battisti, almeno la nostra generazione. Purtroppo devo dire che siamo la generazione più vecchia tra questi bellissimi giovani che ancora oggi cantano Lucio, ed è un piacere. Tra l'altro mi farebbe piacere se arrivassero sul palco
i ragazzi della scuola rock che appunto hanno cantato prima, proprio per fare un passaggio generazionale di queste canzoni. Noi ci sentiamo un po' lì vicino a noi, un po' musicali. Ma sedetevi, sì, così facciamo vedere come facevamo noi ai nostri tempi, esatto. Come lo suonavamo, Lucio, proprio così, con due chitarre. C'era il falò, una volta si poteva accendere, adesso purtroppo sono tempi un po' diversi, però ecco, era l'aggregazione, il fatto di stare insieme. Lucio ha rappresentato questo per la nostra generazione, oltre a tante bellissime musiche che noi speriamo di trasmettervi con le nostre chitarre, che arrivino a voi. Però vi dico una cosa, per chi le suona arrivano direttamente qui nello stomaco, sono note incredibili, eh? Bene. Detto ciò, passiamo alla musica, perché è giusto così, quindi buonasera a tutti quanti voi, grazie, siete bellissimi, numerosi, è un piacere stare qui stasera, e cantiamo insieme. Noi quindi immaginiamo di stare ancora a fine anni 60, inizio anni 70, e speriamo che quelli della nostra generazione ci diano una mano nel cantare questo medley che abbiamo preparato per voi. È fatto di 10 pezzi, un po' che rappresentano le varie anime di Lucio Battista. Prego. In un mondo che non si vuole più, il mio canto è libero. Sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce un altro canto, e si vola che si vuole. Conflitto, tornavo a giocare con la mente e i suoi tardi.
per te che ancora notte già prepari il tuo caffè. E ti vesti senza più guardare lo specchio dietro te. Che poi entri in chiesa e preghi il piano. Intanto pensi al mondo ormai per te così lontano. Anche per te vorrei morire, Dio morire non so. Anche per te darei qualcosa che non ho. E così darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi. Al vento avrebbe detto sì. Facciamo la versione che faceva Lucio tanti anni fa. Ma non vi fermate, io voglio di più, forza, vai, siamo pronti. E 1, 2, 3, 4. Forza, 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 adesso tutti, tutti, tutti! Traffico lento nell'ora di punta.
calmiamo, ci sediamo di nuovo intorno al falò. Perché poi la cosa strana, no? In quei tempi, è che ognuno vicino al falò voleva conquistare una ragazza, no? Oltre al fatto sociale c'era anche il fatto affettivo sotto. Per spesso, rimanevamo solo io e lui. A noi toccava suonare. Però. Meno male che ci divertivamo. Certo. Però diventiamo seri, vai. Mamma stato ed eccolo che ritorno col pensiero e ascolto te, il passo tuo, il tuo respiro dietro me. Voi ragazzi, guarda, straordinario, grazie veramente. Ancora, ciao. Grazie.